Salve popolo dell'internet e bentornati a Pinte di Storia. Come sappiamo dalle ultime notizie, la Libia e i due governi che regnano in Libia hanno ricominciato allegramente a spararsi. Però questa è una cosa che non è che è successa adesso, ha già le sue belle radici storiche, è vero? Sì, diciamo che è quasi un ritorno alle origini, perché storicamente la Libia è uno scatolone di sabbia che è stato disegnato da noi, storicamente non è mai esistito, sono sempre esistite due Libie. E anzi, magari direi che è il caso che gli facciamo un attimo una panoramica sul perché ci sono queste due Libie. Beh sì, visto che l'abbiamo fatto noi, tutto sto casino, storicamente, sì, esatto. Sarebbe il caso. Esatto, ricordiamoci perché facciamo sempre casino. Allora, si diceva un ritorno allo stato naturale quasi. La Libia, infatti, è sempre, sempre stata divisa in due grandi entità regionali. Già l'impero romano aveva suddiviso la Libia in Tripolitania e Cirenaica. Esatto, ma era una divisione che sussisteva già da prima dell'impero romano. I romani, come tutti i popoli che hanno governato la Libia fino all'impero ottomano, hanno semplicemente mantenuto questa naturale divisione tra Tripolitania e Cirenaica, che tra l'altro l'attuale divisione in essere nello Stato... È rimasta quella, infatti, non è cambiato molto. No. Questa situazione di stallo, di stato naturale, diciamo così, è durata finché siamo arrivati noi, belli, uniti, tranquilli, e abbiamo fatto i nostri soliti danni. Esatto, l'Italia unita, dopo aver cercato in maniera abbastanza imbarazzante di farsi delle colonie nel Corno d'Africa, ricordiamoci Ambalagi, Adwa e tutte quelle sconfitte varie, dopo svariati anni di convincimento delle potenze europee che se l'Italia conquistava una colonia nel Nord Africa male non faceva, si riesce a trovare il casus belli con la Turchia, all'epoca impero ottomano che governava la Libia, a trovare, dicevo, un casus belli per far scoppiare la guerra nel 1911. Una guerra che viene conclusa nel giro di un annetto, infatti il 18 ottobre del 1912, col trattato di Losanna, la Turchia già si arrende e cede la sovranità dalla Libia all'Italia. Solo che l'Italia effettivamente governava soltanto Tripoli e una sottilissima una fascia costiera. Da lì a dire che governava la Libia ci vuole molta fantasia. Tanto è vero che fu soltanto tramite svariate campagne militari estremamente sanguinose e tutte a danno delle tribù locali. Condotte dal fascismo, giusto? No, anche dai governi liberali. Infatti le campagne militari cominciarono nel 1922 e si conclusero poi col fascismo nel 1931, anni in cui noi italiani ne abbiamo fatte di cose brutte ai libici. Quindi, insomma, il fascismo crea la Libia. Esatto. Infatti nel 1934 viene creato il Governatorato Generale, che riunisce la Tripolitania, la Cirenaica e tutto il territorio desertico della Libia in un'unica colonia, le cui divisioni amministrative tra Tripoli, Misurata e tutte le altre città che conosciamo sono rimaste immutate sino ad oggi. Il governatore della Libia in quegli anni fu Italo Balbo, e lo rimase fino alla sua morte nel 1940. Che morte del piffero. Esatto, tra l'altro centrato in pieno dai nostri bombardieri. Dalla nostra contraerea. Contraerea. Sì, diciamo che è stata una morte abbastanza del piffero, ma comunque non divaghiamo. In sostanza è stato il fascismo che ha creato una Libia unitaria. Tant'è vero che quando poi nel dopoguerra l'Italia cedette le colonie e nel 1951 la Libia divenne indipendente col nome di Regno Unito di Libia, il sovrano, che si chiamava Idrisi al-Sanusi, sostanzialmente fu fatto sovrano perché lui era già emiro di Tripolitania e Cirenaica, di due entità separate, e il regno si basava su un patto di tipo federativo. Quindi ancora le divisioni permangono. Fu solo nel 69, quando arrivò Gheddafi, che la storia cambiò un pochettino, però questa è una storia che non ci interessa sì, al momento. È una storia diversa, una storia contemporanea. Esatto, una storia che per adesso non tratteremo. Beh, Michele, è una storia come sempre molto interessante, perché noi raccontiamo solo storie interessanti. Cioè, andiamo, ce la suoniamo, insomma. Ma fammi capire, Michele, qualche suggerimento bibliografico per i nostri... E ti pare che non ce l'ho? Certo che ce l'ho. Anzitutto vi lascio un link qui nelle informazioni dove c'è un po' di storia generale della Libia dall'antichità fino ai giorni nostri. In più, visto che la Libia è strettamente connessa all'Italia da svariate ragioni, vi consiglio un libro chiamato La Libia nella storia italiana dal 1911 al 2011 di Stefano Trinchese.
Non costa molto, si trova facilmente tramite Amazon. Un bel libro, ve lo consiglio veramente. Ci ho detto, insomma, abbiamo concluso Sì, abbiamo e. concluso e arrivederci alla prossima pinta, al prossimo sorso. Mi raccomando, seguiteci sui nostri canali social, Che sono Facebook, Twitter, Twitter, YouTube. Instagram e ovviamente qui YouTube. Salute! Salute. Thank you.